sono stati dopo Chievo 3 giorni veramente calcisticamente parlando terribili per tutti noi, perché io comprendo la rabbia dei tifosi, la rabbia di tutti, ma credetemi, io e tutti i ragazzi, ma tutto l'entourage eravamo veramente distrutti, perché a 2 minuti, a 1 minuto alla fine, ma l'ultima palla. Però ormai è acqua passata, la resettiamo, è andata così. È chiaro che poi c'era questa partita del Tribunale, che era una partita decisiva, e quando al campo ci hanno detto che si potevano disputare, insomma, la doppia sfida col Perugia, è chiaro che il morale è risalito. Sono stati 3 bei giorni di allenamento anche prima come intensità, però è chiaro che è naturale, umano, che aleggiava comunque una preoccupazione. È chiaro che, sbloccato questo, ho visto veramente una crescita di autostima. Abbiamo cercato di fare tanto quadrato tra di noi. Il presidente è sempre presente, però è stato ancora più presente con Repetto, con Bocchetti. Ci siamo tutti stretti e abbiamo cercato di tirare più sul morale possibile, perché io penso che in queste partite veramente la testa fa la differenza. Non sono parole di retorica, ma è la verità. Puntato sulla spregiudicatezza, ho cercato di fare una settimana sbarazzina, ho cercato di fare una settimana molto sbarazzina, senza parlare mai pochissimo, ma io degli avversari li analizzo io e faccio esercitazioni diciamo generiche, poi specifiche, per quello che è il sistema di gioco avversario. Quindi cercato di tirarli fuori dalla partita, no? Di svuotarli un po' la testa, anche con le esercitazioni, con delle partite divertenti. E questa è una squadra che sa giocare a calcio, io glielo dico in continuazione: deve svuotare la testa e andare in campo e divertirsi. Lo so, divertirsi non vuol dire, lo sappiamo qual è l'importanza della gara, che cosa ci stiamo giocando, però spesso, lo dico, l'ho già detto dal primo giorno, non so se l'ho detto a voi, forse sì, anche una sana pazzia, una sana spregiudicatezza di osare ti fa fare delle giocate che poi questi ragazzi sono in grado di fare, no? Quindi entrare in campo tesi, questo vale sempre, però soprattutto in queste partite, entrare in campo tesi col braccino corto non serve, non serve, non ti dà niente. Quindi noi dobbiamo giocare e essere soprattutto con la testa sgombra. Nel grosso ho recuperato, sì, l'abbiamo recuperato. Senta, mister, comunque bisognerà vincere Drudi oggi. non lo so, dobbiamo vedere domani. È normale che non c'è il vantaggio della classifica, no? Quindi c'è solo il vantaggio del campo, ma poi il campo è a porte chiuse, quindi alla fine non vedo neanche questo vantaggio, perché in casa e fuori oggi è molto molto opinabile, quindi non c'è la pressione del pubblico casalingo. Ma è chiaro che si gioca sempre per vincere, però queste sono gare che bisogna usare la testa dal primo all'ultimo minuto, quindi usare la testa vuol dire essere equilibrati vuol dire giocare e affondare con grande cattiveria, come quando ci si difende, quindi cattiveria va affondare, colpire, tirare e osare quando c'è da fare, essere molto equilibrati quando c'è la palla al Perugia, quindi sono gare che si giocano su 180. È normale che se vinciamo la prima è assolutamente meglio. Questo è chiaro.